Buongiorno following, sposo le chiavi. Benvenuti in questo nuovo vlog. Qui c'è un bimbo che sicuramente vi vorrà salutare. 3, 2, 1. Allora, sono le 6 di sera. Io e Marek siamo appena tornati a casa. Siamo andati a fare la spesa. Le accese tutte le luci, come mai è buio? È buio perché, ragazzi miei, qui è arrivato l'autunno, per fortuna, e sono felicissima. E stamattina avevamo 13 gradi, c'era da morire dal freddo. Comunque, detto questo, allora, io sono stata con Marek da OVS e dal Conad, perché da OVS, se avete visto il video di che è uscito lunedì, questo uscirà venerdì, non ho trovato da Chiavi le cose che dovevo prendergli per l'asilo da vestire, quindi sono andata a comprarle da OVS e ho approfittato che vicino c'era il Conad, avevo dei buoni sconto che sono validi fino a fine settembre, da 10 euro l'uno, ogni 50 euro di spesa c'era 10 euro di sconto. Ho detto: senti, tanto comunque sono venuta fino a qua, ho i buoni dietro, faccio che fare la spesa qua anziché farla a Lidl. E in realtà sono rimasta ben contenta perché ho speso 103 euro con i buoni 83 euro, ho comprato davvero tantissime cose. Adesso metto tutto sul tavolo e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, iniziamo subito dai surgelati, così li metto immediatamente in freezer. Ho preso i sofficini, questi qua, gli spinaci. Non è una cosa che amo fare, in realtà sono buonissimi, però non amo proprio cucinarli, ma mi salvano a volte la cena, anche quando siamo da soli io e Marek. Faccio due sofficini con un po' di insalata, ragazze, e via. Poi ho preso i coni, cioccolato e panna, che a mio marito piacciono un sacco, lui se li mangia sempre o il pomeriggio, quando è a casa, oppure dopo cena. Poi ho preso le patatine di Topolino, che Marek adora. Eccolo, eccolo, ha sentito. E poi ho preso quattro croccanti filetti di merluzzo. Adesso metto solo questa roba in freezer e vi faccio vedere il resto. Poi ho preso la carne. Allora, ho preso arista al fette, questa voglio farla stasera. Ce ne sono delle belle fettine, ne sono uscite un bel po', 5,63 euro. Poi ho preso cotolette di pollo a 1,60 euro. Poi ho preso carne di suino, braciola, eccola qui, queste le congelo, e le ho pagate 3,14 euro. E poi, vabbè, ho preso le mele, aspettate che sposto solo la carne, ok. Come affettati ho preso questo qui della Citterio, prosciutto cotto, questo l'ho preso proprio per Marek. Poi ho preso mortadella di pollo per me, che mi piace tantissimo, ecco qua. Poi ho preso la mortadella classica. E poi ho preso il prosciutto crudo. Succhi di frutta per Marek, questi qua della Yoga all'albicocca. Poi ho preso il pane della Mulino Bianco, il pane in cassetta. Ho preso della linea Conad, sempre biologica, i triangolini di mais. Poi ho preso la pasta mista della Garofalo. Ho preso due pacchi di gnocchetti di patate. Ecco qua, e non lo so, non li ho mai mangiati questi qua della Conad, costavano 99 centesimi a pacco e ne escono 500 grammi, li proverò, vi faccio sapere, ma siccome in tantissime mi avete detto che la roba Conad è veramente buona, mi sono strafidata, ho detto sono qui, dai provo. Poi ho preso le gallette di mais, queste qua. Della Valfrutta ho preso i ceci cotti a vapore, i legumi della Valfrutta. Secondo me, ovviamente, sono i più buoni che ci sono in assoluto, mi piacciono tantissimo quelli in scatola, sono veramente buonissimi. Poi ho preso, e sempre anche della Valfrutta, i piselli cotti a vapore. Poi il mio solito latte di mandorla Alpro. E poi ho preso la carta igienica, questa qui profumata, mi pare di averla pagata 2,79 euro, quindi è buona come cosa, 4 veli. Invece il latte costa di più rispetto che al Carrefour viene 2,59 o 2,69, qui l'ho pagato 2,89. Poi abbiamo, allora, le ciambelle integrali, queste qui della misura, quelle che compro sempre io, 100% farina integrale. Una ragazza su Instagram mi ha scritto, una di voi che ringrazio tanto, mi ha detto: Chiara, guarda che ci sono anche con le gocce di cioccolato e le trovi al Conad. Purtroppo non le ho trovate, altrimenti le avrei prese. Poi ho preso le girelle, queste qui della Motta, che erano in offerta. Ho preso la zucca, ne ho presa una bella cicciotta.
Ho preso il caffè Kimbo, questo qua, quello che beve mio marito. Poi ho preso della Cameo, una crema a base vegetale, non lo so, non l'ho mai provata. Poi ho preso uno yogurt senza lattosio, dovrebbe essere yogurt greco senza lattosio, spero di aver letto bene. 1,8% di grassi, questo qui perché ha la stracciatella. E poi allo 0% di grassi ho preso questo qui alla fragola. Poi ho preso il mais. Però ho visto adesso che ce l'avevo nella dispensa, vabbè, non importa, tanto non è che ha una scadenza a breve. Della Buitoni ho preso la pasta sfoglia. Poi ho preso i flauti al cioccolato che erano in offerta. Marek non li ha mai mangiati, ma magari la mattina uno, secondo me, se lo mangia volentieri. Poi ho preso cuore di iceberg, rucola, Marek che urla, e lattughino. Poi da mettere nello yogurt ho preso muesli croccante con cioccolato fondente alle nocciole, e però io volevo prendere quello, ho sbagliato, ero convinta di aver preso quello lì all'avena, in realtà no, vabbè, ho sbagliato, non importa. Poi ho preso le banane, mozzarella e Santa Lucia, anche queste erano in offerta, due dentifrici, poi ho preso il... Questo è scritto formaggio dolce a pasta filata, ma io lo chiamo sottomarca del Galbanino. Poi ho preso due saponi intimi, uno per il bagno su, uno per il bagno giù. Poi della De Cecco, anche la De Cecco era in offerta. Ho preso i tortiglioni, due pacchi, le farfalle. Poi ho preso le cosce di pollo, che adesso devo andare vado a congelare direttamente. Poi ho preso l'ammorbidente verde Chantecler. Se avete visto il mio video che è uscito mercoledì, che per me oggi è ancora lunedì, però comunque lo sto utilizzando, mi piace troppo, cioè il profumo che lascia è una cosa essenziale e eccezionale, bellissimo, buonissimo. Comunque c'era lo sconto del 30% che mi hanno fatto poi alla cassa. Poi ho preso della Pantene il balsamo, sapete che sto usando ormai da quasi un anno, credo, sempre Pantene ed è quello con la quale mi trovo meglio di tutti. Poi ho preso del pane per stasera, le mele non ricordo se ve le ho fatte già vedere, e poi ho preso delle melanzane. Ho preso anche una confezione d'acqua. Ah, ho preso la Coca-Cola, questa qui, della Conad. Ho preso anche una confezione d'acqua leggermente frizzante. In totale, vi ho detto, avevo speso 103 euro. Poi, con lo sconto, con i buoni da 10 euro, ho pagato 83 euro. Come avete visto, ho preso un sacco di roba. Sono contentissima. Adesso metto a posto tutto il resto della spesa e ci vediamo dopo. Piccola precisazione prima che mi dimentico. Voi ancora non avete visto il video di mercoledì, o meglio, voi già avete visto il video di mercoledì, per me è lunedì, quindi io non so cosa mi avrete scritto e cosa no, ma sono sicura che mi direte: Chiara, ma hai spostato di nuovo la credenza? No, la credenza è sempre qui dietro. Semplicemente il video che voi avete visto mercoledì io l'ho girato prima di spostare la credenza e quindi la vedrete girata lì, ma non l'ho rispostata, è sempre qua. Vi faccio vedere anche velocemente cosa ho preso a Marek da OVS, tutte cose per la scuola in realtà, abbigliamento più che altro per la scuola. Però mi sono comprata anche una cosina anch'io, dei calzini, pagati 3,95 euro e ho preso 39,41, vabbè, io porto il 38 ma non importa. Guardate che carini, li ho trovati proprio bellini e allora me li sono presa. Questi qua sono tutti dorati, non so se si vede, comunque in realtà dovrei farmi una bella scorta, sì, di calzini perché non ne ho. Comunque, allora, la prima cosa che prendo in mano è il pigiamino di mio amore. Allora, ho preso a Marek questo pigiamino con le stelline e le taglie sono nettamente differenti rispetto a Chiavi. Infatti questo è 5-6 anni, ma è 5-6 anni vero e a Marek gli dovrebbe andare alla perfezione. Anzi, forse anche leggermente lungo. Vediamo i centimetri. 116 centimetri, in realtà Marek dovrebbe essere intorno ai 118-120 centimetri, però io lo vedo proprio, va bene, vedo più lungo, sì, va benissimo. Poi un altro pigiamino, quello l'ho pagato 9,95 euro, questo qui anche, fatto così semplice, col pantalone, così, ecco qua. Poi ho preso... Non devo spendere, non devo perdere lo scontrino perché c'è un buono sconto. Poi ho preso questi pantaloni della tuta, questi per andare all'asilo, mettere tutti i giorni, che sono comodissimi anche per uscire. In realtà sempre 5-6 anni e 8,95 euro.
Poi ho preso una tuta intera, tutta la tuta è costata 12,95 euro col maglioncino giallo, carinissimo, e il pantalone, sempre per la scuola. In realtà poi sono cose che gli metto anche per uscire tutti i giorni. Poi un altro pantalone della tuta, questo l'ho pagato 9,95 euro. Tutto così. Poi questo mi è costato sempre 9,95 euro, un altro pantalone della tuta grigio. Come prezzi sono un pochino più alti di Chiavi, perché per esempio Chiavi pantaloni della tuta, quelli da, diciamo, da scuola, io li chiamo da scuola, in realtà vanno benissimo anche per uscire, però i pantaloni della tuta li vende a 5 euro, 4,95 euro, ci sono anche quelli più cari, però diciamo che parte dai 5 euro, invece qui parte proprio, scusate, mia notifica, invece qui parte proprio da 10 euro. Ed infine gli ho preso questa maglietta a 5,95 euro, fatta così, ecco qua, 6 anni, voilà. In totale a Marek ho speso, aspettate, ho messo 43 scontrini. Allora, quello è il buono sconto, aspettate. €71,60, niente. Metto a posto tutto, ragazze, e davvero ci vediamo dopo. Allora, voglio preparare la carne alla pizzaiola, però in realtà non proprio alla pizzaiola. Allora, perché vi spiego? Mi sono accorta solo adesso di avere delle mozzarelline che scadono tra 2 giorni e voglio farle fuori. Quindi cosa faccio? Faccio una specie di carne alla pizzaiola, poi vado ad aggiungere la mozzarella. E in teoria ci andrebbero i capperi, le olive, però sono cose che per esempio a Marek non piacciono per niente, i capperi per carità, ma neanche le olive, e idem a mio marito. Allora cosa faccio? La faccio a modo mio, quindi la faccio col sugo, la carne di maiale, quella che ho appena acquistato, e poi gli metto sopra della mozzarella da sciogliere e basta, la faccio semplicemente così, così la mangiano tutti e via. E poi faccio un po' di insalata per me e mio marito, e Marek invece vuole le patatine di topolino, quindi faccio anche le patatine di topolino. Non l'ho messa a fare tutta perché erano davvero tante fette, ne ho messe solamente 6. Adesso vado ad aggiungere un pochino di sale e un pochino di acqua e poi la faccio cuocere. La carne è venuta secca, non mi piace proprio come è venuta stavolta, di solito mi viene molto meglio, però è venuta davvero secca. Qui ci sono i panni dell'asciugatrice che devo piegare, e lì ci sono dei panni stesi autunno-inverno, e ho anche trovato, ragazze, il aiuto, copripiumino che non trovavo più di Marek. Finalmente l'ho trovato, adesso quella roba è stesa lì. Voi mi dite sempre non stendere in casa, Chiara. Sì, lo so, avete ragione, ragazze, ma vabbè, adesso ci sono le cimici e io non stendo fuori, ma manco se mi pagano, veramente. Cosa faccio? Tengo aperto qui con la zanzariera, ovviamente, e metto, adesso ho chiuso perché fa freddo, non si può stare. E tengo tutto aperto e li lascio praticamente come se fossero fuori. Lo so che non sono fuori, però, ragazze, io le cimici sui panni, io solo se vedo una cimice. Cioè faccio un salto da qua all'infinito, quindi se le trovo nei panni, mamma mia, bobo, solo se ci penso mi vengono i brividi. Comunque, detto questo, ho un sacco di panni da lavare perché abbiamo tolto ieri con mio marito tutti i sacchi neri e cosa ha fatto? Lui me li ha messi in cameretta e io stamattina li ho aperti tutti senza pensarci un attimo, li ho rovesciati per terra, ho già fatto 3 lavatrici, ora ne ho un'altra che ho fatto prima, ovviamente la faccio rapida, veloce, giusto per togliere l'odore di chiuso, eccetera, ma essendo panni che hanno traslocato praticamente, sono stati chiusi nei sacchi, i sacchi bene o male si sono un po' bucati, una cosa e un'altra, è entrata polvere, è entrata sporcizia, ho preferito rilavarli tutti, qualcosa ho steso, qualcosa ho messo in asciugatrice e qualcosa sto ancora lavando, metterò in asciugatrice, la faccio partire, insomma, entro 2 giorni spero di finire tutto e sistemare tutto negli armadi. Devo anche risistemare tutto l'armadio di Marek. Lo devo riorganizzare tutto perché ci devo far stare anche qualcosa della nostra roba. Perché, ragazze, la cabina armadio senza i mobili adatti, cioè con quello che ho, è un disastro. È un disastro riuscire a tenerla in ordine. Non ci sta niente. Io non lo so, ma mi sono anche un po' pentita di aver detto.
all'ex proprietario di casa, al signore che ci ha venduto la casa, di lasciarci quei mobili, perché sapendo che ci sono veramente inutili, e sapendo che ci sono, rimandiamo sempre l'acquisto e facciamo sempre magari altre cose, e la cabina armadio rimane un disastro. Però tanto la cabina armadio è proprio l'ultimo progetto. Dimmi, amore mio, sono qua su. La cabina armadio è proprio l'ultimo progetto in ordine di tutti gli altri. E boh, vediamo un attimino. Tanto abbiamo l'armadio in cameretta di Marek, che era il nostro ex armadio, che è enorme, quindi possiamo organizzarci benissimo lì. E ovviamente qualcosa anche nella cabina armadio con quello che abbiamo. E basta, do una sistemata a tutto, così dopo ce ne andiamo a nonno. Giusto per farvi capire, stamattina c'era molta più roba, ho già lavato un sacco di roba. E niente, ragazze, lo so che sembrerò pazza, ma se non facevo così non mi sbrigavo mai, lasciavo tutto nei sacchi neri. Entro domani tutta questa roba deve sparire. Ho fatto anche un po' di decluttering. Ecco qua, qui c'è anche una campanella. Fatto un po' di decluttering, di roba che non mettiamo più, roba che a Marek non va più, e via. Continuerò con il decluttering e continuerò con la roba. Ok, allora, situazione tornata nella norma. Questi sono tutti i panni che devo lavare, li ho divisi e li ho messi nelle buste, le cose mie e le cose di mio marito e le cose di Marek. Così poi prendo in questi giorni e lavo tutto. Nel frattempo sta andando un'ultima asciugatrice, poi continuo domani. Ho già la lavatrice piena con tutta la roba che ho preso da OVS a Marek, e ci ho infilato dentro anche qualcosa di queste, così faccio fare un bel lavaggio. Poi qui invece tutto decluttering, ragazze, tutta roba che o non mettiamo e basta, ma la maggior parte delle cose sono tutti i panni di Marek che avevo anche nell'armadio dentro le buste, e li ho tolti perché appunto non gli vanno più. Se roba dell'anno scorso, addirittura di 2 anni fa, che metteva anche l'anno scorso, ma che quest'anno proprio non gli va più. Quindi poi domani me li divido per bene. Adesso li ho messi tutti insieme, ma le cose da mandare via, diciamo così, le metto nelle buste. Poi prendo delle scatole che ho giù nello sgabuzzino piccolino e metto la roba di Marek che non gli va più, che è buona, che non è insomma brutta e usurata, scusatemi, eccetera, eccetera. E gli scrivo l'età e poi la vado a mettere in garage, che ci potrà sempre servire in un futuro per un altro bimbo se dovesse arrivare. Se non arriva il bimbo, o al massimo arriva la bimba, queste cose poi magari le do alla Caritas, non lo so, le regalo. E niente, qua ci sono le scarpine, queste qua sono pulite, che gli ho comprato da Chiavi l'altro giorno, le metto qua. Lascio qui così non ingombrano. Qua è uscito addirittura un paio di guanti da là dentro, che ovviamente vado a buttare, non so neanche cosa ci facesse lì. Metto qua e basta. Adesso spengo la luce perché guardate qua, questo bimbo si è addormentato mentre guardava i cartoni, mentre mamma sistemava. Gli ho anche fatto la doccia. Adesso gli spengo anche la TV. Gli ho fatto la doccina, appoggio qua, in bagno anche c'è un macello e ho altri panni da lavare, panni nostri settimanali, diciamo così. Comunque, mi metto a posto la campanella. Ok, l'asciugatrice è finita, così adesso piego tutto. Ora spengo la TV e vado a sistemare giù in cucina, anche se mio marito ha già tolto un po' di casino. E basta. Buongiorno ragazze, oggi è il giorno dopo, sono le 10:30, stamattina io super ritardissimo, però sono dovuta passare in banca. Poi sono andata da mio papà a chiedergli delle cose perché devo riverniciare, cioè sverniciare, poi verniciare di bianco i mobili del bagno. Voi lo sapete, no? Che dobbiamo modificare il bagno, cioè dobbiamo ancora imbiancarlo, e volevo imbiancare i mobili, perché adesso sono marrone scuro e non mi piace. Era una cosa che dovevo fare già da tempo, però adesso ho detto vabbè. Marek è a scuola, quindi non ho scuse. E settimana prossima Marek inizierà il tempo pieno. Quindi ho detto a mio papà, un giorno che lui è in laboratorio tutto il giorno, vado, me lo faccio io, non faccio fare a lui.
li devo sverniciare e poi li devo riverniciare di bianco a spruzzo con la pistola. Quello penso che lo farà lui perché non mi fa mettere le mani, però a sverniciare mi metto io e boh, così sto anche un po' con lui, c'ho compagnia. E basta, mi ha detto ovviamente che non ci sono problemi. Ci organizziamo, devo farlo un giorno che lui è tutto il giorno lì e non deve andare in giro per lavoro e cose varie. Nel frattempo mi bevo il caffè. Mamma mia, c'ho tanto sonno. Comunque, mi chiedete sempre queste tazze dove le prese? Me lo chiedete sempre e ovviamente non tutte mi seguite da tantissimo tempo, quindi è normale che non tutte lo sanno. Ragazze, io le ho prese tanto tempo fa e appunto chi mi segue da tempo lo sa bene, da Risparmio Casa. Dovrebbero averle ancora. Risparmio Casa Chivasso, che è quello dove vado io, ce l'ha ancora, ce l'ha di tutti i colori, sia grandi che piccole, anche le ciotoline che sono queste qua. Aspettate. Dove ci stanno? Qua, aspettate che giro. Eccole qua, ci sono sia in versione più grande che versione da caffè che in versione ciotolina e io ce li ho di tutti e tre i colori. Poi ne ho anche una grigia, ne avevo acquistata una sola piccolina grigia e poi ragazze ci sono anche rosse. Io adesso non l'ho mai presa rossa e mi sono fatta scappare l'occasione perché secondo me nel periodo natalizio poi nella mia vetrinetta starebbero benissimo. Infatti se dovessero rimetterle, perché non le ho più viste purtroppo, penso che ne acquisterò almeno boh, tre, anche giusto per metterle nella vetrinetta e per fare poi la vetrinetta stile natalizio, anche se ho le tazzine natalizie, però queste sono davvero belle. Io ragazzi mi bevo il mio caffè, poi vado a terminare il lavoro che ho iniziato ieri dei panni, anche se dai, pensavo peggio, invece poi ieri sera sono riuscita a sistemare tantissimo, anche perché Marek si è addormentato come un ghiro, mio marito guardava la partita del Napoli. Ah, io non avevo nessun disturbatore e mi sono messa e ho fatto tutto. Poi mi sono pulita anche ovviamente la cucina e il soggiorno. Così la mattina, sinceramente, ho una cosa in meno da fare. E basta, questo è quanto. Anche perché ora vorrei iniziare le pulizie profonde di casa, che ovviamente non ho mai fatto in questa casa. Vorrei iniziare a fare proprio le pulizie, quelle pesanti, pesanti, pesanti. Qui c'è un bimbo che guarda i cartoni e sta cercando di spaccare il letto. Cosa fai nel cassetto? Amore, si rompe, mamma, spostati! Dai! Spostati, amore! A Marek ho fatto una bella doccina, in realtà se l'è fatta da solo, ormai lui se la fa da solo. Marek si spacca il cassetto, vallo a chiudere. Chiudi il cassetto, mamma. E nel frattempo io ho piegato panni, 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 panni. E ho messo a fare un'altra lavatrice. Ora sto facendo un'asciugatrice, me ne manca ancora una. Marek, cerchiamo di non romperlo. No, 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 no. Scusate, ma si è fissato col cassetto. Comunque, ho messo a posto un po' di panni di Marek e qui c'è ancora un gran caos. Ci sono tutti questi quadri ancora da appendere, queste mensoline da mettere. Bisogna togliere quello, bisogna sistemare le medicine. Qui ho appeso un po' di cose. Adesso vi faccio vedere come ho sistemato i cassetti. Nel primo cassetto, cioè qua ci sono altre medicine, tutto da sistemare, ragazzi, ancora. Ho messo maglie, tutte a maniche lunghe, felpe, maglioncini e cose varie. Le robe estive, le cose estive ce l'ha ancora, ma ce l'ha nella cassettiera. E poi qui gli ho messo i pantaloni suddivisi per colore. In realtà la stessa cosa volevo fare con le maglie, verdi, grigi e blu. Poi c'è altra roba che è da mettere a posto. E qua ci sono tutti i suoi pigiamini. Per adesso è suddiviso così. E qui ragazze, oltre al macello, In TV si è vista la vera Wonder Woman. in TV si è vista la vera Wonder Woman? Sì, qua. Davvero? E qui Marek ha voluto la sua modalità notte anche di giorno. Comunque, qui qua c'ha tutto il suo intimo e lì ha tutta la roba estiva ancora. Niente ragazze, io adesso chiudo qui il video. Come vedete, io sono col maglioncino perché sì. Fa freddino, mentre Marek piano amore, mentre Marek è a maniche corte perché lui ha sempre caldo, sempre. Io vi mando un mega bacione. Noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo video. Vi faccio salutare anche Marek. Ciao a tutte ragazze, questo è un nuovo vlog. Oggi vorrei dirti una cosa, ma perché non siete andati al mare? Amore, sai che ci sono delle followings che vanno ancora al mare in Calabria, in Sicilia, perché lì fa ancora molto caldo. Lo sai? Cosa sono andati?
andati noi? Dove siamo andati noi? In Calabria. Non mettere le mani in bocca. Scusami. Va bene, ragazze. Ti scuso. No, non leccarti le mani. Marek, ma perché fai queste schifezze? Niente, ragazze, noi ci vediamo lunedì. No, vi auguro un buon fine settimana. Al prossimo video!